Siamo qua con Marco Riva, direttore della scuola dello sport CONI Lombardia. Allora Marco, quale sensazione per questo 2014 appena trascorso? Quali gli obiettivi per il 2015, che è anche uguale ad Expo? Esatto, allora 2014 stagione molto positiva. Nell'ambito della formazione per il CONI abbiamo organizzato molte sessioni formative, sia nei corsi per dirigenti sportivi, sia per i tecnici, sia per gli atleti, che poi sono anche un po' il cuore del sistema sportivo. Abbiamo avuto ottimi riscontri un po' in tutte le province della Lombardia. Abbiamo voluto appunto quest'anno estendere veramente la formazione, alzando ancora l'asticella. Quello che vorremmo fare nel 2015 è un ulteriore alzamento di questa asticella, e vorremmo chiaramente raggiungere livelli poi di eccellenza. Già ora in realtà abbiamo dei riscontri molto importanti sia in ambito regionale sia in ambito nazionale. Per quanto riguarda la formazione vogliamo andare avanti su questa strada. Expo 2015, grande opportunità, alimentazione, energia, e anche qui stiamo programmando una stagione ricca di appuntamenti su questi temi. Ci saranno anche degli appuntamenti di livello internazionale. Il CONI nazionale, la scuola dello sport nazionale, in collaborazione con la scuola regionale dello sport di Lombardia, organizzerà proprio un evento. Stiamo adesso pianificando appunto le sedi e le date. Ci sarà questo appuntamento, che sarà un convegno, un momento di formazione importante di livello nazionale e internazionale. Oltre a questo poi è tutto un percorso sull'alimentazione, sport ed energia, che vogliamo chiaramente promuovere e su cui puntiamo veramente tanto, oltre a tutte le altre iniziative che sono veramente numerose su tutto il territorio in ambito di formazione. Qual è il compito, l'obiettivo che la squadra dello sport del CONI Lombardia si prefigge, in senso più stretto del termine? Chiaramente noi lavoriamo tantissimo sulla formazione, quindi sul cercare di migliorare il più possibile la cultura sportiva in Italia. Questo è il nostro obiettivo, in particolare in Lombardia, perché noi operiamo in Lombardia, vogliamo essere comunque un punto di riferimento anche a livello nazionale. Pensiamo che la Lombardia, anche per numeri, rappresenta all'incirca il 20% dello sport italiano, quindi è sicuramente importante fare un pochettino da traino a tutto il sistema, e quello che vogliamo fare è sicuramente questo, con la presidenza anche del CONI nazionale di Giovanni Malagò, che ha dato un forte impulso, insieme chiaramente al nostro presidente regionale Pierluigi Mazzorati, che è sempre veramente molto attivo, conta veramente tanto sulla formazione, sa che da lì poi l'albero può costruire delle radici veramente forti per poi crescere anche diritto e per poi dare i propri frutti. Quindi ci stiamo muovendo veramente in maniera molto importante su quest'ambito, e chiedo che poi nell'ambito del CONI Lombardia la scuola sport sia veramente il cuore, no? Un pochettino del sistema, e vedo che anche il mondo delle federazioni, discipline sportive associate, gli enti di promozione e associazioni benefiche, un po' la famiglia del CONI, ma anche all'esterno, quindi ci stiamo aprendo, c'è comunque una grandissima adesione, quindi questo chiaramente ci rende contenti e consapevoli che siamo probabilmente sulla strada giusta, siamo sulla strada giusta, e che dobbiamo comunque migliorare continuamente la qualità ed aprirci sempre più all'esterno. Quindi anche per esempio al mondo delle imprese, anche al mondo dei privati, oltre ai partner istituzionali che già abbiamo, quindi da Regione Lombardia, a Fondazione Cariplo, alle collaborazioni, anche col mondo della scuola, con tutte quelle che sono le istituzioni, ma anche ai privati. Quindi l'apertura dei privati è importante, questa collaborazione pubblico-privato nel mondo dello sport.